Che cos'è la poesia? La parola greca antica, da cui ha origine la nostra, è la poiesis e deriva direttamente dal verbo poieo, che significa fare. Quindi la poesia è una forma del fare, del costruire, del creare. Nella nostra lingua, invece, la parola poesia si è legata nel suo significato più specifico alla parola come forma d'arte e al suo mondo. Poesia, dunque, è creatività attraverso la parola. Possiamo dire, da un altro punto di vista, che la poesia è arte attraverso la parola. Anche la parola arte ha la sua storia. È di origine latina, invece, e indicava il lavoro. Prima che a definirlo venisse questa parola qui, lavoro, che è sempre una parola di origine latina, e deriva da labor, che in latino era la sofferenza. Prima che il lavoro diventasse cristianamente sofferenza, era un ars, un'arte. Era organizzato pubblicamente nelle corporazioni delle arti e dei mestieri, le corporazioni medievali che anticipavano le nostre associazioni. L'arte intesa così non conosceva gli artisti né i lavoratori, ma soltanto gli artigiani. Ora pensate alle poesie di Silvano, finita la parte professorale, e avrete immediatamente davanti a voi il poietes, cioè il creatore attraverso la parola, che usa la parola come un artigiano usava i suoi strumenti per produrre il pezzo più bello, quello che allora in bottega si chiamava il capolavoro, era quello che veniva esibito ai clienti per far vedere quanto era bravo l'artigiano, la più riuscita delle sue creazioni. Con Silvano l'arte poetica torna ad essere il piacere del fare, lo stesso piacere col quale scatta, credo che lo sappiate tutti, i suoi quotidiani click fotografici, che sono pure abbastanza spettacolari. Una piccola poesia. Ci fai il segno. Un'emozione, due pensieri, tre versi, 10 parole, 20 correzioni. È nata una piccola poesia. I di Silvano sono quelli austeri e solenni della Barca Monica, tra i quali divide una parte della sua vita attuale. Lui, che è stato viaggiatore in terre lontane e ha amato la conoscenza e il contatto con altri popoli e altre culture, ora ritrova nelle cime della Barca Monica l'essenzialità. Da qui, scrive, si abbraccia l'intero mondo. Qui ha piantato le sue radici, entrando con loro nella catena sotterranea che per altra via lo fa sentire cittadino del mondo in modo nuovo e più profondo. Come tornare alle radici profonde dell'esistenza, ma senza perderne la ricchezza vitale e multiforme. Silvano sa percepire in loro i segni, il segno degli infiniti anni vissuti dagli alberi, che hanno attraversato il tempo con la fatica che costa anche a loro l'esistenza. La linfa aspra di resina riempie col suo sapore il respiro. È la metafora stessa della vita, della sua pena e dell'impegno che costa, il suo correlativo oggettivo, per usare la terminologia poetica di Eliot. E qui la poesia di Silvano si fa anche filosofia essenziale, non perdiamo questa dimensione sotterranea di quel che dice, aspra e rugosa come la corteccia dell'abete rosso che lo sovrasta e lo emoziona. Riviviamo con lui e attraverso le sue parole la contraddizione originaria del nostro stare al mondo, che è nello stesso tempo illusione di dominio della vita, ma anche percezione del suo essere sovrastata da una grandezza che ci trascende e spesso anche ci spaura. In una dimensione collettiva, questa diventa la contraddizione insuperabile nel nostro pensiero tra il presente sbagliato e il futuro sognato, tra il faro dolce dell'utopia ed il pane secco del possibile. Non lo evidenzio tutte le volte, spero che vi rendiate conto dalla bellezza delle espressioni che sto facendo qualche citazione qua e là.
che guardando la nostra storia in un volo della mente che abbraccia e supera il tempo individuale, al fine non si saprà quale sia stata la canzone dell'uomo. È così che questi versi ci scuotono dalla quotidianità più retriva e ci pongono le domande insopportabili destinate a restare senza risposta. Ascoltiamole, anche se ci fanno soffrire, perché sono la voce del mistero della nostra vita. Falon che brucia. Quando una poesia è poesia, cattura e sommerge. Può navigare nel suo specchio profondo perché è lente che dilata, perché è coagulo ed esperienza. Se l'emozione ti contagia, dentro sei il poeta, e dunque bambino, uomo e donna. E dunque albero, fiume, rondine e falò che brucia. Francesco vorrebbe che non applaudisse tutte le volte. No, fino alla fine. Solo alla fine. Così ci raccogliamo di più, se no è poi lunga, distancante, perché solo gli applausi si occupano. Francesco parlò. Francesco parlò.